Elena Leonessa, allora un altro appuntamento importante per la sanità isolana, la Fondazione Salvatore Leonessa dona uno strumento importantissimo per gli ammalati non solo isolani. Sì, in effetti è il secondo step. Abbiamo iniziato col mammografo e grazie alla collaborazione col dottor D'Amore e questa volta col dottor Di Gennaro che ci ha aiutato nella scelta, abbiamo cercato di ampliare, diciamo, quelle che sono le offerte del nostro nosocomio. In questo caso abbiamo ampliato un ambulatorio in maniera grandiosa, perché molti dei nostri pazienti ischitani e chi comunque abita a Ischia oppure si trova a Ischia potrà utilizzare questa attrezzatura che gli consentirà di fare prevenzione soprattutto e di accorciare quelli che sono i tempi di ogni paziente che comunque naturalmente deve affrontare durante la malattia. Dottor Di Gennaro, allora quanto è importante questo strumento per la sanità e per questo ospedale? Estremamente, perché le campagne di screening sono essenziali per salvare vite e in questo momento questo strumento ci permetterà di completare lo screening in sede fino all'asportazione del polipo sospetto e l'analisi poi avviata presso l'anatomia patologica, in modo che il paziente dovrà soltanto poi eventualmente avere il trattamento definitivo. Quindi completiamo sul luogo l'intero screening per la popolazione isolana. Io volevo ringraziare anche i due colleghi collaboratori che sono gli esecutori del piano, che sono il dottor Campione e il dottore Guarracino. L'uno è un membro della nostra chirurgia, il dottore Guarracino è un gastroenterologo membro della nostra medicina. Inoltre voglio ringraziare il mio direttore generale per l'ASL per la disponibilità per altri mezzi potenziali, persone che ci sono state fornite per un'organizzazione che è piuttosto complessa per l'intero screening. Intero screening, un'organizzazione complessa, direttore, però l'occasione è importante vedere come, ecco, anche i cittadini sentano il bisogno di implementare la tecnologia per rendere questo ospedale sempre più appetibile e all'avanguardia. Innanzitutto voglio ringraziare la Fondazione Leonessa e voglio ringraziare nella persona dell'avvocato Elena che ci è sempre molto vicini. Per noi sono importanti perché avere donazioni significa anche stimolare la sensibilità di persone che fanno parte della stessa Fondazione Leonessa. Chiaramente noi non ci possiamo fermare a quelle che sono le donazioni di privati, ma da quando sono arrivato a livello tecnologico penso che gli investimenti fatti, che sono più di 1 milione di euro di apparecchiature per l'ospedale Ischia, ci testimoniano che oggi su Ischia c'è un'alta attenzione per quelle che possono essere tutte le pratiche diagnostiche che hanno bisogno di strumentali, come la nuova TRAC che a breve verrà montata, i nuovi ecografi che sono arrivati e anche l'endoscopio chirurgico regalato dalla Fondazione Leonessa si inserisce in questo potenziamento tecnologico che sta avvenendo anche sull'isola.